Io sto qua stamattina come tutta l'amministrazione ad ascoltare le richieste. Certo sta, il governo non è che le ha abbandonati, come hanno detto, infatti ci siamo chiariti sotto questo aspetto, perché c'è da dire questo, che queste persone alloggiate ancora in albergo, che poi si differenziano in molti inquilini, diciamo che non erano proprietari al 21 di agosto, di fabbricati che si sono resi inagibili e pochi, diciamo, proprietari. È chiaro che andranno dal 17 maggio comunque al CAS, gli inquilini piglieranno fino al 31 dicembre, come sapete, la metà dell'importo, mentre chi era proprietario piglieranno tutto quanto la quota intera fino a quando appunto la casa poi non sarà dichiarata agibile. Il primo agosto che succede? Il primo agosto, e si è parlato del 31 luglio che è una possibile data finale per diciamo questa ulteriore proroga legata all'emergenza sanitaria. Sì. Qualora dovesse realizzarsi questa proroga, il primo agosto poi cosa succede? E c'è da pensare che magari l'amministrazione, e mi voglio ricollegare alla domanda, faccia qualche cosa, così come già abbiamo fatto in questi mesi. Io l'ho detto ai demorati, ho fatto vedere, cioè non è che stamattina, perché ho visto il cartello sindaco ci avete abbandonato, mi sono ricordato. Noi in questi mesi, marzo e aprile, comunque abbiamo lavorato sapendo che appunto c'era questa scadenza, avendo chiesto pure in anticipo quali erano le possibilità e anche le conseguenze, come quella di stamattina. Però è logico che noi un obiettivo ce lo dobbiamo pure mettere, no? Perché altrimenti, se non ci mettiamo a lungo andare un obiettivo, ci proponiamo una cosa, sto problema non lo risolviamo mai. Nel senso che è chiaro che tutti quanti vogliono ritornare nella propria casa. Oggi più che ieri praticamente sappiamo che nel decreto di lancio c'è questa possibilità per il sisma bonus di accedere al 110%, quindi diciamo che un terremotato oggi ha questa doppia possibilità: una volta legittimata la casa ha possibilità di poter attingere al sisma bonus, e dico anche che il sisma bonus oggi c'è possibilità anche di che il credito venga ceduto a un terzo, quindi anche questo, diciamo, se non nei 5 anni dove si può scaricare il credito d'imposta non ho la possibilità di poterlo, diciamo, scaricare, ho la possibilità anche di andare a cedere questo credito a un terzo, e quindi magari il terzo mi beneficia della somma che ci vuole per fare l'intervento. Quindi ripeto, c'è necessità, io come ho detto a una signora che è stato un confronto, diciamo, leale e sincero, ho detto per dire che la ricostruzione non è partita, devi avere la lettera dal comune o dal commissario che ti dica no, non puoi costruire, ma fino a quando non produci un atto dove poi alla fine a quell'atto ne viene un sì o un no, non possiamo dire che la ricostruzione non è partita. Certo, ci stanno dei casi dove necessariamente ci sarà un no perché c'è qualche problema, però in gran parte dei casi le situazioni possono andare avanti. Vi ricordo che negli ultimi 2 mesi il Comune di Casamicciola con la stazione commissariale ha praticamente istruito e liquidato 12 pratiche di danni lievi per un ammontare di circa 1.100.000, cioè tutti i soldi che vengono, diciamo, a essere versati nel territorio comunale, e sono comunque 12 pratiche che, anche se sono danni lievi, ammontano a circa 1.200.000. Quindi voglio dire, non c'è possibilità di dire niente si sta facendo o niente si sta muovendo, c'è necessità però di impegnarsi da parte del cittadino, da parte dei tecnici e soprattutto da parte dell'amministrazione per poter portare avanti questo problema.